Buongiorno, avete già votato? Ancora no, stiamo provvedendo. Visto il gran numero di candidati sindaci di questa tornata elettorale, avete già le idee chiare? Abbastanza. Cosa vi aspettate dal nuovo sindaco? Avete qualche aspettativa in particolare o sperate soltanto che possa cambiare aria? Che si dia da fare per la città dell'Aquila. E lei invece? La stessa cosa, che l'Aquila comunque risorga e quindi si dia da fare, perché fino adesso non è stato fatto assolutamente nulla. Avete già votato? Sì, sì. Visto il gran numero di candidati sindaci di questa tornata, avevate le idee, eravate sicuri su... Ma perché vedete che faccio parlare? Lascia bene. Ha già votato? Buongiorno, sì, ho già votato poco tempo fa. Aveva le idee chiare? Avevo le idee chiare per un semplice motivo, l'idea chiara è stata questa, perché è stato quasi un voto obbligato, in quanto c'ho mio figlio che è candidato. Un attimo solo, no. Hai votato già? Sì, ho già votato. Visto il grande numero di sindaci, avevi le idee chiare? Sì, avevo già le idee chiare sul sindaco e anche sul consigliere, anche se oggi come oggi, che dai il voto a destra, che dai il voto a sinistra, non si risolve un granché. Sempre bassa l'affluenza, sta intorno al 65-66% qui, di solito stava al 75%. E secondo lei il motivo quale può essere? Secondo me la disaffezione nell'andare a votare perché i candidati sono troppi, sono moltissimi, ci sta una grossa dispersione di voti, ci sarà, secondo me. Secondo lei si andrà al ballottaggio? Penso di sì. Sono venute molte persone a votare in questa tornata elettorale? Ma sì, abbiamo una buona affluenza, siamo sopra il 65%, insomma penso che sia un buon risultato per ora. Rispetto agli altri anni? Ma sì, insomma avendo partecipato anche alle precedenti elezioni in qualità di presidente ho rilevato che insomma sinceramente l'affluenza mi sembra maggiore rispetto all'ultima, quindi speriamo bene, speriamo che continui così. Quest'anno i candidati sono moltissimi, sono ben 8. Secondo lei le persone hanno le idee chiare o li vede un po' smarriti? Ma sicuramente hanno le idee chiare rispetto al sindaco, da quello che mi è apparso di capire. Rispetto al consigliere non credo, ecco, che ci sia questa sicurezza, non lo so. Poi ovviamente non ho la sfera di cristallo, quindi non so cosa possa accadere all'interno del seggio. Quindi. Si andrà al ballottaggio? Ma non saprei, ecco, queste sono idee politiche che un presidente non può avere, quindi non saprei dirle, no. Ha già votato? Ancora no, non ancora. Ha le idee chiare sul sindaco, su chi votare? O? Fino a qualche minuto fa non avevo ancora le idee chiare, ora mi sono schiarite perché ormai devo andare. Buongiorno. Buongiorno. Sta andando a votare? Sì. Le idee chiare? Sì, abbastanza. Si sta recando a votare? Eh? Si sta recando a votare? E come? Sì, già ho votato io. Ah, aveva visto il gran numero di candidati sindaci di questa tornata elettorale. Ha già... Aveva le idee chiare? Beh, chiare. Chiunque ci va deve amministrare bene. Non è che è uno quello o quell'altro. Che cosa si aspetta dal futuro sindaco? Che le cose vadano meglio, devo dire io. Vanno sempre meglio. Domanda, che cosa si aspetta dal futuro sindaco? Ci aspettiamo qualche cosa sicuramente di buono per tutti, anche se sarà molto difficile, però comunque... Quindi le aspettative adesso sono molte. Sono moltissime. Speriamo tutto bene. Sei già recata a votare? No. Sta aspettando. Sì. E ha le idee chiare o c'è ancora un po' di... Molto chiare. Molto chiare. Sì. Che cosa si aspetta dalla futura amministrazione? Speriamo qualcosa di buono, di meglio.